Ho avuto un maestro che è stato il povero Bruno Scabini, che era ai tempi il navigatore di Maurizio Verini, quando l'avevo conosciuto, Maurizio correva con quello. E quindi, come ho avuto il primo contatto col mondo del rally, che ho sfinito è lui, perché faceva il navigatore, spiegami questo, questo. Poi, più moderno, diciamo, che ci è servito quando siamo andati per esempio a fare il safari, gare che andavamo a fare con Zanussi Nuove, è stato Icio Perissinò, perché anche lui di Pordenone, lui è stato proprio quello che ha un po' scoperto Andrea, che l'ha fatto appassionare di rally. Icio e Angelo Presotto, pace all'anima sua, povero uomo, che ci ha lasciato poco tempo fa, però sono stati quelli che hanno dato la scossa al rampollo di casa Zanussi, che ho detto vai. E lì la passione per i rally è diventata una cosa bella, perché anche lui ha avuto, anche se una carriera breve, è stata bellina. I rally di oggi non sono più per niente avventura, perché è triste anche per chi corre. Una volta, proprio perché erano prove lunghissime, tante, diverse, anche se provavi poco, comunque eri costretto a stare via abbastanza tempo, ma soprattutto vedevi e conoscevi i posti, avevi il tempo di conoscere anche la gente del posto. Perché quando stai 15 giorni nella stessa zona e vai e ti fermi e conosci la trattoria, eccetera, conosci anche la gente del posto, oltre ad avere il tempo di vedere. Adesso arrivi, hai il mercoledì sera e vai a fare le verifiche sportive. Ti danno il roadbook, il giovedì vai e fai le tue ricognizioni, arrivi il giovedì sera, fai le verifiche, venerdì mattina shakedown, parte la gara, finita, vai a casa. È un altro mondo. No, adesso si chiamano rally queste gare dove, soprattutto, ma anche nel mondiale, ma soprattutto nelle nostre gare del campionato italiano, che sono troppo corte, perché fare 150 km di prove speciali, se hai il minimo problema, la gara è andata. Allora si facevano, per esempio, il Costa Smeralda, mi ricordo, erano 6 ore di prove speciali, ma noi con i gruppi B, adesso non voglio fare il presunto, ma i gruppi B, se andate a vedere le classifiche quegli anni lì, cosa succedevano? Che i gruppi B, Turbo 16 o Delta S4, arrivavano alla fine della gara, noi e Cerrato arrivavamo alla fine dei vari Costa Smeralda o Rally della Lana, eccetera, davanti di quasi mezz'ora al terzo classificato, che poteva essere Ercolani con la 037, eccetera. Cioè, ogni prova era un minuto di differenza, noi due davanti e loro. Questo perché le macchine andavano tanto più forti. Allora, i rally di oggi rispetto ai rally di allora sono due cose completamente diverse. Basta pensare, i rally di campionato italiano adesso hanno 150 km di prove speciali sull'asfalto e 120 sulla terra. Mediamente nelle nostre gare del campionato italiano del metà anni 80 avevano dai 400 ai 500 km di prove speciali. Correvamo di giorno e di notte, facevamo assistenza prima e dopo e a volte anche durante le prove speciali, quindi era una gestione completamente diversa, le gomme le sceglievamo ogni prova, era un mondo completamente diverso. Poi per tanti problemi, per tante esigenze, col traffico che c'è oggi, con tantissimi altri problemi, si è arrivati a questa forma. Anche nel mondiale sono molto più corti. Nel mondiale adesso si alzano la mattina, al pomeriggio hanno finito. Però sono gare che fanno in apnea. Adesso è molto, secondo me, è molto complicato lo sforzo, la testa, sono le macchine, sembra quasi di essere alla PlayStation queste macchine. Poi in proporzioni tutti con ogni tipo di vettura, anche noi con i gruppi V andavamo al nostro limite, che era ben diverso da quello di Henry Toivonen, per esempio. Però la gestione era completamente diversa. Come vivevo la notte, per fortuna, rallistica, perché poi altre fuori per allenamento erano divertentissimi. La notte rallistica era al suo fascino, è bellissima secondo me.
Ma bello perché avevo i ricordi di quando ero ragazzino e andavo a vedere proprio a Sanremo, andavo a vedere i rally e a Sanremo c'era il rally di notte. Il rally di notte ti permetteva comunque di dar molto meno fastidio alla popolazione, perché di notte fai quelle che vuoi. Dall'altra parte i rally di notte erano sicuramente meno sicuri che correre di giorno. Perché allora non c'erano i GPS, non c'erano niente, c'erano i commissari e c'erano le radio. Per i team ufficiali fortunati che avevano l'aereo che faceva il ponte radio, eri quasi sempre coperto dalla radio. Ma per i privati era andiamo e vediamo cosa succede. Una delle pazzie fatte è stato il rally di Sanremo dell'82, mi sembra. Allora, nell'82 vado con Cattaneo a fare il Mille Laghi con la sua Ascona, anche lì un'avventura stupenda perché siamo partiti con il muletto in macchina dell'assistenza, era una Opel Rekord 1007 col cambio al volante. E siamo partiti, l'equipaggio, quindi Cattaneo, io, i due ragazzi che ci facevano assistenza, macchina, il carrello, macchina e tutto quanto. E dietro di noi un amico di Cattaneo, Noser, con un altro ragazzo italiano, Odero, con la loro Ford Gruppo 1, che sono venuti al Mille Laghi a correre, ma sono venuti su in moto. Non solo, siamo arrivati, staccato il carrello e noi quattro insieme siamo andati a fare le note del Mille Laghi. Va bene, in quattro. Non vi dico, ma il Mille Laghi, gare facili. Quando sono tornato, non basta la pazzia, lì è andata bene, siamo arrivati, ci siamo divertiti, un mondo splendido. Arrivo e torno l'altro mio amico pazzoide, che anche lui faceva il navigatore, che era Roberto Rovelli ai tempi, correva con Montini, con le Porsche di Orlando, che ha avuto la pazzia, l'idea insana di dire voglio fare il pilota, andiamo a fare Sanremo. E io gli dico, come andiamo a fare Sanremo? Sì, la mia Gold Diesel ormai ha 120.000 km, ci facciamo prestare i sedili, compriamo un roll bar, in un modo e nell'altro andiamo a far Sanremo. Io che ero più scemo di lui, ho detto va bene, andiamo a far Sanremo. Per cui siamo andati a far Sanremo, senza assistenza, con le note dell'asfalto che abbiamo usate, quelle mie del 1978 con Casari, col CADE. Sulla terra ce le ha date Luisa Zumelli che correva con Isabella Bignardi con la Stratos. Siamo partiti e abbiamo fatto Sanremo, 715 km di prove speciali, però siamo arrivati in fondo. Quella era un'avventura. Quello che mi dispiace è che una cosa di cui veramente mi dispiace tanto non aver avuto ai tempi nostri una GoPro, perché sarebbero state avrei dei video divertentissimi, oltre che belli per certi momenti di gara, ma abbiamo dei flash, dei ricordi che averli ci sarebbe da ridere tanto. Stavi tanto in giro. Quindi non hai fatto tutto il corso, avevi tempo e quindi, come ho detto prima, conoscevi la gente del posto, ce n'erano di cose anche per divertirsi e vedevi cose interessantissime che adesso non riesci a vedere. Dei rally di una volta, di quei trasferimenti interminabili. Mi ricordo un aneddoto, per esempio. Un anno Sanremo 88, quindi con la BMW M3, si parte e si fa l'asfalto vicino a Sanremo, poi si va in Piemonte. Si fanno delle prove anche in Piemonte e ci si ferma a Torino e la mattina dopo, prestissimo, si deve partire da Torino, trasferimento fino in Toscana per andare a affrontare la terra. Per cui partiamo, mi ricordo, erano le 4, 4 e mezza la mattina, un orario brutto, e ci mettiamo in macchina, come usciamo da Torino, proprio il casello dell'autostrada. Andrea Zanussi mi dice, dai, guida un po' tu, che poi ti do il cambio, va bene. Allora mi sono messo nel suo sedile, lui non so come abbia fatto a stare nel mio, visto che è un bel po' più grosso di me. Ci siamo messi le cuffie e poi io parto, tempo 3 minuti, sento questo e mi russava nelle cuffie. Allora ho spento, mi sono preso il roadbook, tanto vabbè, autostrada, e poi siamo arrivati all'alba, quando si è fatto chiaro, ormai eravamo nelle zone di Pisa, e il pilota si è risvegliato e abbiamo fatto cambio. Quindi questi trasferimenti li ho fatti, ma
Poi ci sono trasferimenti e trasferimenti, ci sono quelli, esempio, quando abbiamo fatto il safari era tutto un trasferimento, ma trasferimenti ti facevano fare dai 100 ai 120 km all'ora in media, quindi era diventata tutta una prova speciale. E allora quella non si parla più di trasferimento. Poi c'erano i trasferimenti invece noiosi, perché in effetti andare in Toscana era noioso, soprattutto con le macchine piccole, con i rapporti corti, quando vai a 130 all'ora e sembra che si smonti tutto, non finisce. Quando però torni, quando tornavi dalla Toscana, aveva già un altro sapore il trasferimento lungo, perché già ti avvicinavi, tornavi in Liguria e già dicevi dai, ancora una tappa e poi ho finito questa gara splendida. E beh, anche i trasferimenti, addirittura dipende poi come eri organizzato. Quando correvi senza assistenza, il mio trasferimento dell'82 col mio amico Rovelli con la Golf diventavano sì delle avventure, perché dovevamo organizzare dove lasciare le gomme, per esempio, da asfalto per riprenderle quando tornavamo alla terra e viceversa. Dove seminare e nascondere i pochi pezzi che avevamo, per poi eventualmente usare quando eravamo sulla terra o quelli che avevamo sull'asfalto, perché abbiamo fatto la gara con 6 gomme da terra, 6 gomme d'asfalto e le 4 per fare i trasferimenti. Dalla macchina no, non sono sceso solo per l'età, sono sceso perché c'è stata una serie di combinazioni, nel senso che a fine 93, l'anno che ho fatto appunto con Paolo Andreucci con la Peugeot 106, Claudio Berro, che era il capo dell'attività sportiva, il gestore dell'attività sportiva di Peugeot Italia, fu chiamato dal signor Todd, che nel frattempo era andato alla Ferrari. Quindi a fine 93 Peugeot Italia, nel 94 non fa un programma rally, fa solo programma pista con le 405 nel Super Turismo, con Giovanardi, Gary Ailes e Amato Ferrari, 3 macchine, sponsor Omega, eccetera, eccetera. Anche lì purtroppo il 94 non è un'annata, mentre nel 93 Giovanardi si gioca il campionato con Ravaglia l'ultima gara, nel 94 c'è un cambiamento, arrivano Alfa Romeo ufficiali, BMW ufficiali, entra l'Audi e quindi l'Italtecnica, per quanto brava, la macchina non è più competitiva. Quindi fine 94 si perde anche lo sponsor Omega. E il 95 è l'anno zero, perché si fa solo il trofeo. Per la prima volta la Peugeot Italia dall'84-85 si ferma come attività ufficiale. 95 fa solo il trofeo, però facciamo un trofeo per cercare almeno di aiutare chi inizia a usare la 306 nuova, che è il gruppo A, che è la nuova arma, tant'è vero Andreucci che si fa da privato, ma fa il campionato due ruote motrici, vediamo di mettere un po' di soldi lì. E a fine anno il Sanremo fatto da Andreucci con questa macchina porta i punti alla Peugeot per vincere il mondiale due ruote motrici contro la Renault, e quindi il signor Chiarappa mi chiamò e disse: ok, fai budget preventivo e tutto per fare il campionato con due macchine dall'anno prossimo. E dal 96 è ripartita la storia fino ad oggi. Ma mi mancherebbe correre avessi un altro fisico. Purtroppo gli anni passano e quindi qualcosa sì, mi piacerebbe fare, ma mi piace più per curiosità provare come saltare su. L'ultima macchina che con cui ho fatto un giro è stata una Super 2000, per darmi l'idea. Ma bisognerebbe vedere qualche gara bella, magari sì, con qualche macchina strana, col pilota giusto. Ormai sono talmente tanti anni, è cambiato e sono passato da seguire i rally, la pista. Ormai il mio ambiente, il mio mondo è un altro. Salire in macchina è curiosità, vedere la tecnica e come si va adesso. Lo si capisce lo stesso da tante immagini, da tanti dati che abbiamo, dall'acquisizione dati che ormai tutte le nostre macchine hanno, anche se non sono completissime, ma ti danno l'idea di quanto possono andare forte. Io non mi sono buttato nel mondo delle storiche, uno perché comunque la mia attività era sempre seguire in questi ultimi anni Andreucci,
programmi di Peugeot, gli anni prima la Maserati in pista, eccetera, eccetera. Quindi non ho avuto l'occasione. E poi probabilmente non c'è stato neanche il pilota, ti dico, se uno Stefano Fabbri o un Andrea Zanossi mi ha detto ho fatto questa macchina, ho il programmino, ho il tempo, andiamo a fare queste tre o quattro gare, probabilmente sarei anche andato a farle. Ma proprio come per divertimento, anche se il divertimento poi quando ti metti il casco e tiri le cinture è andare più veloce agli altri, perché l'abbiamo visto, l'ultima cosa che ho fatto è stato Rally Legend con Andrea, appunto, con la 205 che ormai era zoppa, arrugginita, eccetera, però quando sei lì, dai, hai fatto il miglior tempo, oh, bene, va bene così. Per i giovani adesso penso che sia un po' più complicata comunque affermarsi, perché in Italia, parliamo di Italia, manca comunque il gruppo e tutte le squadre di cui parlavamo prima, Jolly, che davano la possibilità di formarsi. E quello che comunque devi avere è sempre comunque tanta passione e anche spirito di sacrificio. Se hai tanta passione ti viene, fai sacrifici senza accorgerti quasi, vai a fare fatica, ma devi essere curioso, devi spiare. Io quello che facevo una volta, che Scabini mi aveva spiegato grandi linee com'era tu, poi andavo e guardavo le varie assistenze, ho cercato sempre di spiare, copiare e magari nel mio piccolo cercare poi di migliorare se ce la facevo, o comunque farlo mio e gestirlo come meglio credo io, come viene più comodo e come ottengo migliori risultati. Però devi avere tanta passione, se no non lo fai, se no vai a fare un altro lavoro, perché comunque poi può essere chi è più o meno fortunato, ma è difficile riuscire a fare di questo lavoro al giorno d'oggi un lavoro che ti permette di vivere e mantenerti decorosamente, cioè ci sono pochi posti. Oggi del rally è rimasto comunque il fatto che usare strade che si usano tutti i giorni è una bella cosa. La pista è splendida, ho lavorato in pista, la pista è la perfezione, la pista è il limite. Ma quando fai 15 curve, boh, poi interviene che sei in mezzo agli altri. I rally usi strade completamente diverse, ogni genere di fondo, ogni genere di condizione. Il rally per me, che sono nato come piccolo sciatore, poi soprattutto motociclista nelle valli, nei sentieri, negli sterrati bergamaschi, la mia a quattro ruote diventa rally. E quindi il fascino di quello, il fascino comunque di andare di traverso e trovare la trazione, andare storto su quattro ruote, tanta roba, è bello. Era completamente diverso il fatto che ci fosse la Fiat o la Lancia, marchi italiani impegnati sia nei rally italiani, europei e a livello mondiale, e combatteva o vinceva il campionato del mondo, perché solo quello che ti portava come media il fatto che ci fossero loro, tutti i giornali e anche le televisioni all'inizio ne parlavano. Non a caso noi avevamo sponsor sulla Peugeot, che erano gli avversari, ma avevamo IP, Caffarel, cioè avevamo degli sponsor anche importanti anche fuori dal settore. Perché c'era interesse, perché ne parlavano, e noi eravamo solo gli avversari, allo stato anche l'anno della BMW. Comunque il fatto che ci fosse il gruppo, questo fa. E lo vedo. Soprattutto da noi i rally non hanno più tanto seguito, perché quelle poche occasioni che ho avuto di andare a vedere il mondiale in giro, ce n'è tanta di gente, però l'organizzo, sono andato in Germania, bisogna organizzarle bene, vai in Sardegna, comunque la Sardegna è scomoda nostra, però gente ce n'è. Se fosse sulla terraferma avremmo, come ai tempi della Toscana, il Sanremo in Toscana o il Sanremo in Liguria, avremmo sicuramente tantissima gente a vedere. Un po' meno perché non c'è il gruppo. Che ne sarà del rally? Sarà sempre più complicato. Sarà, penso, tanto responsabilità anche della federazione a tutti i livelli, perché comunque ci sono dei cambiamenti in atto a cui non si può far finta di niente. Si sta passando all'elettrico, adesso si parla già dal 2021, comunque anche nel mondiale rally, di passare all'ibrido. Già
che casa, qualche costruttore fa degli esperimenti, non per far nome, la Opel in Germania l'anno prossimo, non so, sono curioso di vedere come organizzerà dei rally, un mini trofeo con le Opel Corsa. Quindi ci sono questi cambiamenti e l'unico modo è comunque andare dietro a questi cambiamenti. Non sentiremo più il rumore della 306 Maxi, mi viene una, o delle Porsche, o di queste, o delle VRC, o dei gruppi B. Cambierà il mondo. Però sarà sempre competizione. E la competizione è quella che scatena l'adrenalina, la passione, eccetera. Se le strade saranno sempre quelle, le macchine, cambierà solo il rumore, ma sono convinto che poi anche le elettriche vanno forte. Non pensare, l'elettrica non la copia subito, l'accelerazione ce l'hanno, quindi sarà solo più questione di coinvolgere i giovani a amare questo genere di competizioni, eccetera. Quello che vedo un po' in generale, ma perché non è colpa loro? Quando io ero piccolo, era un po' la mia casa era la via Gluck, uscivo con i miei amici, andavamo in bicicletta, andavamo con gli scooter. Adesso, grandi città non riesci più a farlo e quindi passano con la PlayStation. Non hanno più la fortuna di noi vecchi che abbiamo vissuto all'aria aperta. Questa è. Ma se qualcuno nasce con la passione, come in tutti gli sport, e poi puoi crescere. Adesso vediamo che ci sono nel tennis due bravi giovani che stanno arrivando a livelli. Speriamo che con la federazione o con la fortuna ci sia anche poi a breve un pilota italiano che riesca a riportare, perché sappiamo che poi fa da traino, non c'è il costruttore. Se c'è qualcuno che diventa importante, fa da traino e arrivano poi i giovani a seguirlo. Questa è la speranza per le generazioni a venire. Noi, io, Arnaldo, Geppi, Tiziano, che è lo stesso mese mio, abbiamo dato.